Enrico Fiorenzi. Allora, buongiorno, siamo al Moto Days, oggi è sabato, siamo allo stand della Guzzi con il signor Enrico Fiorenzi. Buongiorno, della Moto Guzzi. Concessionaria che moto di Roma, esclusivista Guzzi ovviamente. Che si trova a Prati, a Circonvallazione Clodia. Bene, signor Enrico, vogliamo vedere ci vuole illustrare qualche modello di punta di questa esposizione qui al Moto Days. Allora, qui accanto a noi abbiamo la nuova V7 Stone. Il nuovo modello 2014 presenta alcune novità a livello tecnico, in quanto quest'anno adottiamo un nuovo volano a bagno d'olio, una moto che è stata ampiamente rinnovata l'anno scorso tecnicamente. È il nostro modello di punta perché è una moto entry level, facile, semplice, con dei dettami stilistici anni 70 che tanto oggi sono ritornati attuali. E abbiamo alle nostre spalle un'altra V7, però un modello, abbiamo la V7 Racer, vuole essere la special, una special ma prodotta di serie di Moto Guzzi, una moto particolarissima, molto molto raffinata, ben equipaggiata rispetto al modello di serie classico. Monta questa sella in pelle con il codone monoposto, dei particolari ammortizzatori posteriori bitubo, molti particolari alleggeriti in alluminio, e devo dire che è una moto che sta avendo molto successo, che si lascia distinguere. Invece più in alto, regia sulla tua destra. Beh, quella è la nostra regina. L'anno scorso Moto Guzzi ha presentato la nuova California, un nome storico. Una cilindrata molto grande quella. Una cilindrata 1380, una moto che nella quale Moto Guzzi oggi esprime veramente una tecnica d'avanguardia. È una moto che è un condensato di elettronica, una moto che adotta un nuovo impianto frenante Brembo, ABS, controllo di vibrazione, cruise control. Quindi sicurezza, potenza, insomma, comodità. Insomma, sì, più che potenza, molta coppia, dunque motore molto fruibile, un motore divertente. Guzzi non ha mai fatto moto potentissime, delle moto piacevoli da guidare, ma soprattutto con questa moto possiamo dire che oggi Guzzi, tecnicamente parlando, si è evoluta ovviamente. Esatto, è nuovamente un marchio all'avanguardia. Diamo un colpo d'occhio generale allo stand, regia, e possiamo andare brevemente forse a raggiungere lì davanti le ultime moto, e così poi chiudiamo questa interessante carrellata su una moto prestigiosa italiana, ricordiamolo, marchio italiano. Eh sì. Un orgoglio, come dice anche LOL. Piaggio, non ci dobbiamo dimenticare che è il primo gruppo europeo. Piaggio oggi tra i suoi brand ha la mitica Vespa, ha Moto Guzzi, ad Aprilia, a Gilera. Quindi diciamo leader. Dovrebbe essere un po' l'orgoglio italiano, infatti, l'orgoglio del Made in Italy. Abbiamo visto infatti My Bike, My Pride, no? Pride, l'orgoglio. Esatto, esatto. Ecco lì lo stemma. Inquadriamo quindi l'orgoglio italiano della Moto Guzzi e non solo. Esatto. My Bike and My Pride. Benissimo, allora vogliamo dire due parole per concludere con queste ammiraglie. Questa è la vera ammiraglia, perché è la California Touring, una moto che esce di serie e così equipaggiata, pronta per i lunghi viaggi, per le lunghe percorrenze, un bel parabrezza protettivo, dei fari supplementari, delle borze aerodinamica, vedo, molto rigide, sì, ma soprattutto curata. Una moto comodissima, una moto che ospita tranquillamente nella massima comodità appunto anche il passeggero, ma ripeto, soprattutto una moto molto tecnologica. Bene, allora, mentre la regia dà una generale occhiata allo stand, noi la salutiamo, grazie. Grazie e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie.